dottore Wu Dilian, che era appassionato di buddismo. Il buddismo che aveva conosciuto era un buddismo fatto di preghiere, di cerimonie, quasi di poteri magici, ok, cose sciamaniche, che sapete che adoro ma distinguendo. E però aveva, si era operato molto per diffondere il buddismo. Allora aveva costruito pagode che si diceva portassero grandi meriti spirituali, un po' come da noi San Pietro, fatto università, stampato libri. E a un certo punto i suoi emissari gli dicono: guarda mio caro imperatore, sta arrivando dall'India uno straordinario monaco con una grande fama, un monaco buddista, quindi se vuoi te lo consigliamo. Allora, l'imperatore è tutto contento e appena arriva il monaco lo chiama in udienza. Il monaco arriva e immagina la scena, no? Lo sfarzo della corte con questo monaco, che è un monaco meditatore, quindi è un po' trasandato. E nulla, allora gli dice: ah, ti accolgo, ti onoro, grande monaco, la tua fama ti precede. Volevo dirti che anche qui in India il buddismo è molto amato e io da parte mia ho fatto tanto. Ho costruito pagode, ho stampato libri, ho fatto... E alla fine gli chiede: visto che ho fatto tutte queste cose, quali meriti spirituali ho raggiunto in questa o nell'altra vita? E il monaco gli risponde: nessun merito, non c'è nessun merito. E l'imperatore è un attimo basito, perché non è quello che gli hanno insegnato. Allora gli chiede: ma se non ci sono meriti spirituali, allora come faccio io? Cioè, qual è il punto più alto di questa dottrina che insegni? E il monaco risponde: nessun merito, solo chiaro vuoto. L'imperatore non ci capisce nulla. Immagina gli emissari tutti impauriti che gliel'hanno consigliato loro. E quasi un po' incavolato gli dice: vabbè, ma come ti permetti? Chi sei tu per dirmi queste cose, no? Per stravolgere completamente quello che so del buddismo. Chi sei tu? E il monaco, che era Bodhidharma, una delle figure che adoro di più, gli risponde: non so, io non so. E in questi tre piccoli punti c'è tutto l'insegnamento di Bodhidharma, tutto l'insegnamento sulla mente. E in questo non so volevo che questo video fosse un po' a compendio delle due parole che ho scritto l'altra volta su Facebook. Amate il non so, cercate il non so in tutti i sensi, è straordinario. Molto, molto più forte dell'essere carichi di conoscenza. Namaste, ti auguro una splendida, splendida giornata.